Con il tecnico di Pisa Luca D'Angelo, pochi minuti fa è terminata Crotone Pisa, è andata male mister, anche se forse la tua squadra avrebbe meritato qualcosa di più. Sì, per le occasioni create sicuramente, però c'è da dire che non eravamo partiti bene per tante situazioni che si sono create in campo. Abbiamo preso gol praticamente dal primo minuto, secondo minuto, e c'è stato l'errore sul rigore che mentalmente ha caricato ulteriormente gli avversari. C'è stato l'autogol e poi abbiamo fatto meritatamente il gol del 2-1 e poi nel secondo tempo avremmo, così, per le tante situazioni create, avremmo meritato sicuramente il pareggio. La tua squadra finora era sempre partita bene, nei primi 20 minuti aveva impostato la gara come voleva, oggi è capitato il contrario, forse non è un caso che sia arrivata la sconfitta. Sì, non so quanto fosse voluta la partenza fortissima, nel senso che noi ci proviamo, ci avremmo provato anche oggi, però evidentemente non ci siamo riusciti. E così abbiamo fatto qualche errore di troppo nella fase difensiva complessiva di squadra e l'abbiamo pagata, però adesso dobbiamo guardare alla prossima partita di domenica pomeriggio in casa. Possiamo dire però che sotto 2-0, con un rigore sbagliato, non era nemmeno facile rimettersi in sesto, come hai detto te prima, segnando un gol e sfiorando più volte il pari. No, ma la squadra ha dato tutto quello che aveva anche oggi, non è che perché abbiamo perso dobbiamo dire il contrario. E lo abbiamo fatto nel primo tempo in maniera troppo così frenetica, mentre nel secondo tempo siamo stati più bravi in alcune situazioni, abbiamo creato molte più occasioni, però ripeto, nel calcio poi determinate cose, determinate situazioni determinano appunto i risultati, oggi è capitato in maniera negativa per noi. L'ho anticipato te, domenica arriva il Pordenone che, a quanto almeno si legge nell'immediato post gara, dopo aver perso sta pensando, anzi ha già deciso di cambiare allenatore. Vabbè, ma noi dobbiamo pensare alla nostra di squadra e pensare a cercare di fare il meglio possibile nella partita. L'avversario lo studieremo, cercheremo di vedere come metterli in difficoltà, ma a prescindere da chi è l'allenatore. Non è che è una cosa che deve interessare noi. Alessandro De Vitis, è un peccato perché Pisa oggi avrebbe meritato di portare via almeno un punto. Sì, è un peccato perché nella ripresa abbiamo dimostrato di comunque avere tutte le carte in regola per venire via da Crotone con dei punti. Abbiamo pagato sicuramente un avvio abbastanza shock con i due episodi, il gol a freddo e poi comunque purtroppo anche il rigore sbagliato che penso abbiano indirizzato la partita. Quindi dispiace perché secondo me avevamo tutte le qualità per venire via sia con uno che con tre punti da Crotone. Il rigore sbagliato sicuramente è una cosa che ti ha segnato, però dopo hai ripreso in mano il centrocampo, la tua prestazione è stata comunque positiva, questo non è facile. Sì, paradossalmente dopo il rigore è come se mentalmente uno si sblocchi, tanto comunque l'episodio negativo già c'è stato, quindi ho cercato di non pensarci, di fare la mia partita. E dispiace, ripeto, perché so che comunque è un episodio che ha indirizzato la gara, però ripeto, dobbiamo già da stasera archiviare questa trasferta e da lunedì preparare la partita col Pordenone in maniera ottimale. Giocare qua in casa del Crotone e tenere lì gli avversari per tanti minuti, perdere, sono tutte cose che possiamo dire aiutano a crescere questa squadra. Sicuramente, ci deve servire da lezione, dobbiamo comunque memorizzare che abbiamo fatto un approccio alla partita un po' magari sbagliato, con un gol appreso a freddo che magari era stata la forza delle nostre prime giornate, invece quella di volgere subito la partita a nostro favore. Dispiace perché fisicamente stavamo molto bene, l'abbiamo dimostrato nel secondo tempo, dove veramente abbiamo chiuso un'ottima squadra, comunque come il Crotone, di ottime individualità nella propria metà campo. Ci è mancato comunque magari solo il guizzo per cercare di pareggiarlo. Gaetano Masucci al termine di Crotone-Pisa, possiamo dire, passami la battuta, ha fatto tutto il Pisa. Eh sì, dai, purtroppo non siamo partiti benissimo, dopo abbiamo provato comunque a macinare il gioco, a cercare di creare, comunque c'erano i presupposti per rimetterla in piedi, ci abbiamo provato fino alla fine, però non ci siamo riusciti.
comunque contro una squadra candidata fin dall'inizio a lottare per la diretta, il Pisa oggi è venuto e ha fatto la sua partita, al di là degli errori ha dimostrato di potersela giocare alla pari. Sì, è normale, ma tanto lo conosciamo come il campionato di B, è molto, molto livellato, il Crotone sicuramente non vale la classifica che ha, noi eravamo partiti alla grande e diciamo che anche oggi, tolta qualche sbavatura, comunque la prestazione c'è stata. Prima sconfitta, prima o poi doveva succedere, adesso però bisogna girare pagina, domenica arriva il Pordenone. Sì, adesso bisogna girare pagina, bisogna analizzare gli errori come sempre, come facciamo sempre, e preparare la partita di domenica. Nicola, si è andata male, Pisa forse avrebbe meritato, anzi avrebbe sicuramente meritato qualcosa di più, però arriva la prima sconfitta. Sicuramente, adesso è testa alta, pedalare, lavorare in settimana e provare vedere quello che abbiamo fatto di sbagliato e anche di buono, perché in questa partita qua abbiamo sbagliato i primi minuti, però su tutta la partita abbiamo cercato di riprenderla, cercato di vincere. Questo per me è l'aspetto più importante, perché fa vedere che il gruppo c'è. Sotto 2-0 con un rigore sbagliato, una squadra poteva anche perdere campo e insomma lasciare andare la partita, invece il Pisa è stato lì, ha sfiorato il pareggio, quindi è una dimostrazione comunque di forza di questa squadra. Oh, sicuramente la forza del gruppo, e far vedere anche ai tifosi che noi ci siamo a prescindere, anche se una partita è andata male, noi proviamo a vincerla fino alla fine, è quello che ci insegna anche il mister, che non dobbiamo mai mollare, quindi io sono a parte contento per vedere un gruppo così. Adesso si gira pagina, domenica arriva il Pordenone all'arena. No, sicuramente, un'altra partita delicata e che dobbiamo lavorare in settimana e cercare di vincerla.